sta per andare in onda The Rock Band History, la rubrica a cura di Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Saiuz Web Network in www.saiuzwebradio.net. Puntata numero 41, in onda tutti i giorni da lunedì 29 ottobre 2012 alla domenica 4 novembre 2012, tutti i giorni, da lunedì alla domenica ogni giorno, alle ore 00 a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 a mezzogiorno e alle ore 18 CET set Central European Time, sempre rigorosamente orari italiani qui su Saiuz Web Network. Bene cari amici, un ben ritrovati qui con il vostro caro Gianluca su Saiuz Web Radio, naturalmente all'ascolto di una nuova puntata di The Rock Band History. Stiamo parlando dei mitici e grandiosi Whitesnake, questo gruppo davvero eccezionale proveniente dalla mia grande Inghilterra, da Londra, esattamente negli anni 60 e 70 vi fu questa esplosione del rock targato British, That I Really Love It, come vi direi, perché naturalmente i Whitesnake fanno parte di quei gruppi che adoro, tra cui la triade del rock di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate di The Rock Band History, ed erano appunto i Led Zeppelin, i Deep Purple e i Black Sabbath, dopo i Dire Straits e i Queen, che naturalmente io adoro. Riprendiamo da dove eravamo rimasti nella scorsa e precedente puntata riguardo i Whitesnake, ma prima, cari amici, dopo un doveroso cappello introduttivo, vi devo anche dire quali sono i nostri recapiti per poter contattare Saiuz Web Network, in particolare il blog www.saiuzwebradio.net, in cui ci potrete sempre scrivere. Mi raccomando, aspettiamo sempre le vostre, naturalmente, comunicazioni, i vostri post. Scriveteci, scrivete ovunque voi siate, naturalmente io vi aspetto. Naturalmente l'email è anche info@saiuz.com, e se volete scrivere al sottoscritto, a Gianluca, riguardo la rock band preferita e anche richieste per parlare delle vostre rock band che hanno fatto grande il rock nei decenni, e scrivete a gianluca@saiuz.com, e vi aspetto tutti quanti nel blog, nel sito, ma soprattutto nella nostra pagina Facebook. In Facebook ci trovate come Saiuz Web Radio e anche lì troverete tutte le cose che il grande Saiuz pubblica. In Twitter con il nome @Saiuz, tutto attaccato minuscolo. E in YouTube troverete le cose caricate dal grande mitico Saiuz riguardante appunto Saiuz Web Network, ovvero Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. E naturalmente con il nome Saiuz Radio troverete le cose che carichiamo, in particolare le puntate dei lunedì sera in diretta web live con Gianluca, Luca e Saiuz, che vi aspettano per la consueta trasmissione dei lunedì. Naturalmente anche questo lunedì andremo in onda su Saiuz Web Radio e Saiuz Web Network. Bene cari amici, qui mi fermo, come al mio solito mi dilungo in chiacchiere, e riprendiamo con i Whitesnake. Allora, abbiamo detto appunto che i Whitesnake erano questo gruppo proveniente dalla Londra dell'epoca, e ero arrivato nella scorsa e precedente puntata a parlarvi di questo grande chitarrista che subentrò ed entrò a far parte dei Whitesnake, che è John Sykes. Io adoro John Sykes perché l'ho visto anche nei Thin Lizzy, grande gruppo da cui proviene, di Phil Lynott, e naturalmente devo dirvi, se avete l'occasione di vederli, e sono in giro in Europa in questo periodo, naturalmente anche a Dublino dovrete andarveli a vedere, in Dublin, e naturalmente meritano veramente tutta la nostra stima e ammirazione. Un saluto naturalmente a tutti gli amici che ci ascoltano e che si sono sintonizzati in www.saiuzwebradio in questo momento. Riprendiamo
quindi durante l'assenza dai Whitesnake, Murray era stato coinvolto in una band chiamata Informer, che tra i vari membri vedeva dietro i tamburi il futuro membro degli Iron Maiden, Nico McBrain. Slide It In venne pubblicato nel nuovo, diciamo, album, che contiene naturalmente nel 1986 una tracklist in ordine variato rispetto alla precedente versione, e si trattava comunque degli stessi brani ma nella versione rivisitata, prodotta sempre da Birch. Segnò, diciamo così, quell'album una svolta in termini di sound, è più orientato sul pubblico americano e fu generalmente riconosciuto come migliore del precedente. La ballata Love Ain't No Stranger, uno dei miei brani preferiti, raggiunse degli ottimi riscontri durante naturalmente la trasmissione radio di quei momenti, mentre Guilty of Love e Slow and Easy presto diventeranno i brani naturalmente classici della rock band dei Whitesnake. Anche questa volta Coverdale, il mitico David Coverdale, licenziò gran parte dei membri della band, e il tour che il gruppo fece nel luglio del 1984 li vide naturalmente affiancati a Ronnie James Dio, grandioso artista, e i Black and Blue, periodo nel quale vennero abbandonati poi dal tastierista John Lord, che naturalmente tornò nella formazione dei Deep Purple e venne temporaneamente sostituito da Richard Bailey, proveniente dal supergruppo degli Alaska, nel quale militava lo stesso Bernie Marsden con Don Airey. Mel Galley si infortunò ad una mano cadendo dalle scale ed il gruppo, senza un chitarrista, proseguì il tour con una sola chitarra. Alla fine del tour i Whitesnake vennero chiamati a sostituire i grandiosi Def Leppard al Festival di Rock in Rio. Nel 1985 Mel Galley e Neil Murray abbandonarono il gruppo per formare un progetto di breve durata chiamato MGM assieme a Mickey Moody. Galley e Murray vennero poi inclusi nel supergruppo Phenomena, che comprendeva inoltre Glenn Hughes. Ricordate Glenn Hughes, ve ne ho parlato, grande bassista anche lui con i Deep e con i Black soprattutto, ma Don Airey e Cozy Powell. Moody successivamente fondò il suo progetto chiamato Young and Moody. Coverdale quindi arruolò nuovamente Neil Murray, il bassista, ed in seguito sarà reduce da un'esperienza con i Black Sabbath, nei quali entrò a suonare a partire dal tour di Headless Cross tra il 1989 e il 1990. Powell abbandonò così poco dopo il gruppo nel 1985 per raggiungere gli Emerson, Lake and Palmer. Con la sua entrata al posto di Palmer cambiarono poi nome in Emerson, Lake and Powell. E poi abbiamo l'epoca del hair metal. Coverdale, David Coverdale, dopo un'operazione alle corde vocali, tornò sulle scene mantenendo Murray e Sykes naturalmente nella formazione e arruolando il batterista Ainsley Dunbar, ex di Frank Zappa, di Lou Reed, di David Bowie, dei Journey, di Jefferson Starship. E verso la fine del 1985 iniziarono le sessioni per quanto riguarda l'ottavo album dei Whitesnake, dove si assiste all'entrata del chitarrista olandese, grandioso questo chitarrista, lo adoro, Adrian Van Den Berg, proveniente dai Van Den Berg, gruppo sciolto pochi mesi prima di quell'anno. E durante questo periodo avvengono i non insoliti cambi di formazione, dove Sykes venne licenziato nell'agosto del 1986 e sostituito da vari turnisti, e quest'ultimo fonderà successivamente un supergruppo chiamato i Blue Murder, che vedrà il passaggio di diversi rinominati e rinomati musicisti come Carmine Appice, Ray Gillen, lo stesso Cozy Powell e diversi altri. E successivamente Sykes, gioco di parole, intraprenderà la carriera solista, naturalmente con il bassista Rudy Sarzo, As Quiet Riot, e Ozzy Osbourne. Subentrò così poi questo bassista nell'aprile del 1987. Mentre entrambi i musicisti erano reduci da un super progetto chiamato Mars, M-A-R-S, assieme al chitarrista Tony McAlpine ed il cantante Rob Rock, con in cui pubblicarono il disco Project Driver nel 1986. Dopo oltre un anno dall'inizio
all'inizio delle sessioni, il 10 marzo del 1987 vede la luce l'omonimo Whitesnake, prodotto da Mike Stone e Keith Olsen. Nonostante i recenti cambi di formazione, poi, il disco era stato registrato da tutti gli ex membri, ovvero Sykes con il contributo di Vandenberg, Neil Murray, Don Airey e Ansley Dunbar alla batteria, e più tardi l'ex chitarrista dei Dio, Vivian Campbell, coprì il ruolo di chitarrista solista. Vivian Campbell, un altro chitarrista che io adoro e mi piace un sacco. E nonostante Campbell non avesse suonato nelle sessioni del disco, apparì nella copertina del singolo di Gimme All Your Love, Gimme All Your Love, altro brano che adoro, oltre ai videoclip di Here I Go Again, Is This Love e Still of the Night. In Europa l'album venne intitolato 1987, 1987, e vedeva la tracklist in un altro ordine, con l'aggiunta anche qui di due tracce extra, Looking for Love e You're Gonna Break My Heart Again, due brani davvero eccezionali, cari amici, ascoltateveli perché mi piacciono da morire e adoro i Whitesnake, naturalmente eccezionali. Mentre in Giappone l'album venne invece intitolato Serpent's Albus, che in latino significa, l'ho detto all'inglese, ma è Serpent's Albus, serpente bianco, appunto, Whitesnake. Non fu solo l'alto livello dei musicisti a rendere i Whitesnake un gruppo di spessore grandioso, ma anche il look, curato veramente all'estremo, e in occasione dei video sembrò che la band puntasse più sulla loro immagine che sulla loro musica. E Coverdale, come del resto anche il resto della band, appunto, si presentò con un nuovo look fatto di capelli cotonati, biondo acceso e costumi di scena pieni di fronzoli e di lustrini ed altri elementi veramente stilistici e caratterizzanti, soprattutto la scena degli USA, in quegli Stati Uniti d'America che andavano tanto di moda. E questo omonimo infatti vedeva un cambio di rotta, orientato pienamente sul mercato statunitense, ricalcando le tipiche caratteristiche della hair metal band americane, naturalmente non solo nell'abbigliamento appariscente e curato, ma anche nelle sonorità più vellutate, più melodiche, con atmosfere hard ed una maggiore presenza di power ballad. E i primi accenni a questo cambiamento erano già avvenuti in passato con la sua pubblicazione nella ristampa statunitense di Slide It In, dove era emerso l'obiettivo di rivolgersi al pubblico a stelle e strisce. Bene, cari amici, e anche per questa volta questa altra puntata di The Rock Band History è giunta al termine. Ho già bruciato tutti i miei 10 minuti che ho avuto a disposizione. Vi ringrazio per essere stati al nostro ascolto. Vi ricordo le puntate in diretta dei lunedì sera. Vi ricordo che ci trovate in www.sciencewebradio.net e che gianluca@science.com è la mia email, oppure info@science.com. Ci trovate in Facebook, nella nostra pagina Facebook Science Web Radio, naturalmente è il nome con cui ci trovate. Seguiteci con Twitter con @science e infine YouTube, in cui troverete le cose caricate da Science con Science Radio, tutto attaccato minuscolo. Troverete tutto, naturalmente anche quest'altra puntata di The Rock Band History è ascoltabile sempre in Facebook e in YouTube e nel sito e nel blog di Science Web Network. Sì, perché Science Web Network è Science Web Radio e Science Web TV. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie! Stay on time listening on The Rock Band History with Gianluca. Bye! Rock and roll your life!